Buona serata, ben trovati. Lo speciale CISL assieme a noi Vincenzo Vita, lo ritroviamo. Ben trovato, grazie di essere qui con noi del CAF CISL Lombardia per parlare, caro Vita e cari voi che siete a casa e che potrete chiamare, il numero in sovraimpressione tra poco comparirà, perché questa vuole essere come sempre una trasmissione di servizio utile. Se avete domande fatele, è il momento giusto, c'è la persona giusta per parlare di scadenze fiscali. Chiaramente si avvicinano, no, i momenti in cui bisogna fare dichiarazione dei redditi e quant'altro. Ci sono delle novità come sempre riguardo in questo caso il 730. Andiamo con ordine e proviamo a fare un po' di chiarezza. Vi sì, diciamo che tra pochi giorni milioni di cittadini sono interessati all'adempimento consueto annuale dichiarativo e quindi si stanno attivando per raccogliere le ultime documentazioni per poi predisporre la dichiarazione dei redditi. Le novità rispetto allo scorso anno sulla dichiarazione dei redditi non sono poi così tante, ma sono poche che incidono in modo significativo sulla struttura dichiarativa. Ecco, quella senz'altro più interessante a vantaggio dei cittadini in un momento difficile è la crisi, ovviamente l'elemento che ormai ci fa da padrone da diversi mesi, è la possibilità data anche a chi non ha un sostituto d'imposta, quindi un datore di lavoro, di presentare la dichiarazione attraverso il modello 730. È stato introdotto nel nostro sistema tributario il cosiddetto 730 casi particolari, è possibile presentarlo anche per quei soggetti che non hanno il sostituto perché hanno perso il posto di lavoro, perché svolgono attività di lavoro dipendente, per cui non è previsto il vincolo di sostituto sostituito, come ad esempio le colf o le badanti che sono pagate nell'ambito privato e il soggetto che eroga quel reddito non agisce certo, invece cioè si crea un po' di, come dire, facendo la fotografia del mondo del lavoro di oggi è chiaro che anche i modelli fiscali devono un po' adeguarsi, no? Non si può restare fermi a quel sistema lì. Che altro poi? Altre novità riguardano i vincoli legati all'IMU, nel senso che l'IMU, che sembrava un'imposta semplice e fantasiosa, ci ha un po' travolto dal punto di vista normativa, con modifiche e contromodifiche, nel senso che gli immobili che sono gravati da IMU, se liberi, inizialmente avrebbero dovuto non essere più sottoposti alla cosiddetta IRPEF e alle eventuali addizionali previste. Da quest'anno è stato introdotto invece l'obbligo dichiarativo per quei soggetti che posseggono immobili a disposizione, quindi seconde case, nello stesso comune dove abitano. E quindi se uno ha la seconda casa a Milano ha l'obbligo di indicarlo in dichiarazione dei redditi e di pagarci anche l'IRPEF e le relative addizionali. Mentre prima non era così? Lo scorso anno no, perché gli immobili sfitti che subivano il prelievo ai fini dell'IMU non erano assoggettati ad IRPEF. Chiaro. Sa, caro Vita, che ho scoperto una cosa che è straordinaria, cioè in questa nazione qualora un cittadino si rechi altrove, va all'estero perché ce ne ha voglia, perché cerca lavoro, no? Cosa che i giovani fanno sempre più spesso, e ha una casa di proprietà, una di numero, quella casa qualora affittata diventa seconda casa. Perché questo? Questa è una cosa straordinaria. Sì, perché dal punto di vista, beh, ma cioè, anche una casa, secondo me, perché ci pagano le tasse? Sì, perché il concetto non è proprio corretto parlare di prima casa o seconda casa. Si parla di abitazione principale, che è quella dove il contribuente vive abitualmente insieme ai suoi familiari, di abitazione a disposizione, che è quella che invece rimane nelle disponibilità del contribuente che la utilizza saltuariamente, ad esempio la casa al mare. Quindi il concetto non è prima casa inteso come possesso, ma dal punto di vista tributario è l'utilizzo. Sì. Ma pensa, beh, però bizzarro. Beh, però comunque queste sono le regole. Abbiamo detto migliorie, quindi, da un certo punto di vista, perché molte persone in più potranno usufruire del modello 730, quindi semplificare un po' la dichiarazione. Quali i vantaggi in questo caso? Cioè si andrà magari a scalare qualcosa in più, ad avere qualche vantaggio fiscale in più? Beh, il fatto di poter utilizzare il 730 anche per questi soggetti che normalmente erano esclusi dall'assistenza fiscale con tale modello, gli dà il vantaggio in caso di credito. La stragrande maggioranza dei modelli 730 produce una differenza a vantaggio del contribuente, perché l'esposizione delle spese
produce poi la restituzione di alcune imposte che sono state pagate, quindi tecnicamente si ha un vantaggio di norma a presentare il 730. Ecco, questi soggetti che avrebbero dovuto presentare la dichiarazione col tradizionale modello unico, il rimborso col modello unico avviene nei 5 anni, col 730 invece viene erogata nello stesso anno di imposta. Come? Attraverso l'Agenzia delle Entrate. Ci sono diversi canali, nel senso che quello più vantaggioso e da privilegiarsi è quello di comunicare all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate il proprio IBAN, e l'agenzia poi provvede ad accreditare l'eventuale credito entro 2 o 3 mesi, quindi il soggetto si ritrova con la disponibilità economica, quindi chiaro, riduce notevolmente quello che è i tempi di rimborso del credito. Per chi invece dovesse avere una situazione debitoria, gli verrà consegnata la delega di pagamento, che è l'F24, da presentare poi in banca o posta per la regolarizzazione. Ecco, tenga presente che il modello 730 rispetto al modello unico è un modello semplificato, dove i calcoli vengono sviluppati dal centro di assistenza fiscale, e anche dal punto di vista proprio dichiarativo in senso stretto gli elementi che sono contenuti sono molto più facili. Oddio, poi le istruzioni sono ampie, sono 88-90 pagine, adesso abbiamo perso anche il conto, e quindi è una normativa di per sé complessa, però è più facile per il contribuente la gestione della propria dichiarazione con il modello 730 rispetto al modello unico. Chiaro, chiaro. Quali sono invece i vantaggi, oppure magari sono rimasti gli stessi, fiscali, nel caso, mi viene in mente, no? Un classico, le ristrutturazioni piuttosto che spese sanitarie o che altro. Rispetto all'anno scorso ci sono novità oppure no? Se no, diciamo quali sono. Beh, le novità è che è stata prorogata l'agevolazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizia maggiorata, quindi al 50% dal 36%, e quella sul risparmio energetico è stata prorogata al 65%, e sarà possibile ottenere tale agevolazione anche per le spese sostenute nell'anno 2014, non solo 2013, e quindi un vantaggio non da poco. Quindi dal punto di vista, facciamo qualche esempio così da casa ci capiscono. Esempio, magari uno vuole mettere, non lo so, il pannello solare classico, no? Quindi agevolazione energetica, vale anche il condizionatore d'aria, per esempio, magari una spesa sì, più sì, anche l'impianto di climatizzazione, se ha le caratteristiche previste, può rientrare nella fattispecie agevolativa del 65%. Però, se ha pompe di calore, può rientrare comunque in ogni caso, se non dovesse superare, diciamo, i limiti previsti per il risparmio energetico, nell'agevolazione del 50%, che è meno vincolante dal punto di vista dei parametri da rispettare. Ecco, un esempio classico potrebbe essere quella della sostituzione degli infissi. Ecco, la sostituzione degli infissi produce l'agevolazione del 65%, se certificato e rispetta i parametri previsti dalla legge. Quindi, se ipotizzassimo una spesa di 10.000 euro, significa che il nostro contribuente nell'arco dei 10 anni ne recupera 6.500, quindi 650 ogni anno. Di più, chiaramente, perché poi c'è anche il risparmio, perché si sa che queste migliorie energetiche, oltre vanno ad avere la riduzione chiaro, no? Delle spese di del fabbisogno di energetico. Per questioni invece di medica, salute, importanti anche quelle, spese mediche e quant'altro, novità in più o in meno rispetto all'anno scorso, oppure le stesse detrazioni e agevolazioni? Le agevolazioni rispetto alle spese di natura sanitaria sono rimaste sostanzialmente immutate. C'era, tra l'altro, da aggiungere che inizialmente il governo Letta ipotizzava un taglio lineare dell'aliquota e proponeva una riduzione dal 19 al 18% o al 17% per reperire risorse. Fortunatamente la cosa non è andata in porto, e quindi a tutt'oggi è possibile detrarre le spese di natura sanitaria nella misura standard del 19%, quelle detraibili, e quelle deducibili invece dipende dall'aliquota marginale del nostro contribuente. Del contribuente. Quindi il consiglio chiaramente è quello sempre di, adesso è periodo, no? Si fanno quei bustoni che si portano ai CAF, no? Magari qualcuno va dai commercialisti, e con quello si cerca di passare in rassegna. Cos'è, per esempio, dalla sua esperienza ai CAF, una cosa che sempre viene magari dimenticata? Quindi è bene, visto che noi facciamo questa trasmissione di servizio, ricordare e dire: allora è importante portare questi documenti quando si viene a fare la dichiarazione.
Beh, i documenti canonici sono il CUD, la certificazione quindi reddituale rilasciata dal proprio datore di lavoro, dall'ente, per gli enti pensionistici ovviamente siamo in grado noi di prelevarlo direttamente perché aggiungiamo, ecco, l'INPS non rilascia più la certificazione cartacea. Grandi polemiche su questa storia, eh? Però vengono giustamente tutti ai CAF. Ecco, noi ci siamo e rilasciamo la certificazione CUD sia ai nostri assistiti che non gratuitamente, quindi giusto. Soprattutto quelli che si recano da noi per l'assistenza fiscale siamo in grado di prelevarlo al momento, certo, senza alcuna difficoltà. Quindi, cioè, quindi il quello CUD, insomma, più appunto le spese sostenute qualora uno abbia, certo, qualcosa che va in detrazione. Pronto, chi c'è in linea? Pronto, tocca a lei, buonasera. Buonasera. Sì, buonasera, dica, chi parla? Sono il signor Guarnieri di Bergamo. Bene, dica. Volevo fare una domanda al signore... Forza. Sul fatto del 730. Senta, io sono un affittuario che ho da anni una casa data in uso gratuito a mia madre. No? Fino all'anno scorso ho pagato la seconda rata come IMU, come doppia casa. Sì. Quest'anno ho parlato col comune e mi hanno detto che dovrei pagare la metà dell'anno scorso perché devono fare una delibera a aprile. Dovrei pagare di meno, diciamo, perché vogliono esentarmi dalla seconda casa. Sì, sì. Volevo sapere la risposta sua. Sì, 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 sì. Grazie, buonasera. Ecco, riferimento rispetto all'immobile dato in uso gratuito a un familiare. Dal punto di vista dell'ICI era stata equiparata all'abitazione principale e quindi questa fattispecie veniva sostanzialmente esentata dal pagamento dell'ICI, rientrava dopo alcune polemiche e interventi è rientrata, sì, nell'esenzione prevista per l'abitazione principale. L'introduzione dell'IMU ha fatto riattrarre a tassazione questa tipologia di utilizzo, però dallo scorso anno è stata data la possibilità, la facoltà ai comuni di poter introdurre nel loro regolamento eventuali situazioni di esenzione, mm-hmm, e quindi è necessario attendere che ci sia la delibera comunale per poi applicarla alle eventuali fattispecie di tale tipo. C'è da aggiungere che spesso i comuni concedono queste agevolazioni a fronte di un adempimento da parte del contribuente, chiedono magari un modello dichiarativo con cui si segnala che l'immobile è stato dato in uso gratuito a un familiare, il figlio o la madre, mamma, in il questo papà. Caso, certo. Bisogna comunque attendere le disposizioni del comune per poi applicare l'eventuale esenzione, che può riguardare, come diceva il nostro telespettatore, solo l'acconto, ma potrebbe riguardare anche l'intera annualità di costa. Sì, perché di per sé ha senso la cosa, no? Cioè, se io non ci guadagno niente, non ho un reddito da quella casa, ha senso magari cambiare un po' le regole. Dal punto di vista della giustizia fiscale direi che siamo perfettamente in linea, no? Con le cose. Pronto, altra telefonata, chi c'è in linea? Pronto, sono Patrizia. Patrizia da dove? Da Peschiera Borromeo. Forza Patrizia, dica. Allora, volevo chiedere all'esperto, sia io che i miei genitori seguiamo dei trattamenti fisioterapici presso un centro naturopatico. Però tutti gli anni, quando poi vado a presentare al CAF queste ricevute, loro non le ritengono valide perché mi dicono che ci vuole una richiesta da parte del medico curante. Chiaro. Cosa che il medico curante, ovviamente, non essendo medicina effettiva, non mi fa. C'è qualche possibilità per potersele fare detrarre o no? Purtroppo al momento no. Tra l'altro tenga presente che al CAF ovviamente applicano le disposizioni che normalmente emana l'Agenzia delle Entrate attraverso le proprie circolari, attraverso le proprie risoluzioni. È attraverso questo che ovviamente sono state dettate le regole per poter considerare la spesa di natura medica e deducibile o detraibile oppure se non rientra in tale famiglia. Certo.
quindi diciamo che al momento non ci sono... Eh sì, perché come la nostra amica Patrizia, in molti magari non seguono cure che non sono state... Sono alternative, ma non essendo considerate la nostra normativa come cure di natura sanitaria, non possono, cure di natura medica, non rientrano nella deducibilità. Quindi purtroppo magari vengono parametrate, magari la signora ha dei benefici di salute, no? Ma vengono parametrate a come se io vada alla spa a farmi fare un massaggio tonificante, per legge è così, insomma, non c'è questa regola. Grazie Patrizia, la telefonata, altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera, mi chiamo Angelo, chiamo da Milano, vorrei sapere gentilmente, siccome io ho concesso in affitto un appartamento con regolare contratto, purtroppo dal primo di ottobre io non percepisco nulla, però regolarmente devo pagare le spese condominiali di quell'appartamento. Vorrei sapere gentilmente nella prossima dichiarazione dei redditi se posso omettere di denunciare quel trimestre ottobre-dicembre in quanto io non l'ho incassato. No, no. Cioè lei dice è l'affittuario che non le paga, non le dà più, è dentro la casa ma non paga. Bravissimo, bravissimo. Allora Angelo, stia lì, mandiamo la pubblicità, vedevo Vita che scuoteva la testa in modo perentorio, ma mandiamo la pubblicità. Poi rispondiamo a lei, rispondiamo a tutti coloro che chiameranno, numero in sovraimpressione, tanti dubbi, giustamente approfittatene fino alle 19 insieme, pubblicità. I dubbi dei nostri amici da casa, al numero in sovrimpressione. L'ultimo telespettatore diceva: ho un appartamento dato in affitto, l'affittuario non mi paga più da qualche mese, posso non dichiarare questa cosa perché in effetti io pago le spese ma non ricavo niente da questo. Vita. Purtroppo non è possibile, perché è una delle pochissime eccezioni per cui diciamo il reddito delle persone fisiche viaggia per competenza e non per caso. Normalmente il reddito viaggia per competenza per le imprese, sulle persone fisiche il reddito va dichiarato nel momento in cui si percepisce, quindi per cassa. Questi sono i due concetti. Per i redditi da immobile la normativa prevede che debbano essere dichiarati anche se non percepiti, perché il contribuente ne ha titolo. C'è solo un'eccezione per cui non è possibile, non è ovviamente previsto la dichiarazione dei redditi in presenza di situazioni come questa. Ed è nel caso in cui il nostro affittuario si rivolga all'autorità giudiziaria e faccia dichiarare lo stato di morosità del conduttore. Ecco, quel caso non esiste più l'obbligo. Non esiste più l'obbligo da parte dell'affittuario di dichiarare l'immobile. Fatto, non so. Vale solo, ecco, aggiungiamo, per gli immobili a uso abitativo, quindi un negozio. Certo. Fatto 10.000 euro le entrate, diciamo, annuali di questo appartamento, dico un numero a caso, e fatto il 20 e qualcosa per cento di cedolare secche che questo deve pagarle lo stesso. Deve pagarle lo stesso. Anche se non ci ha guadagnato niente. Attenzione, zero. Però, nel momento in cui viene dichiarato lo stato di morosità, anche se in un momento successivo e fa riferimento a un periodo precedente, perché magari la sentenza arriva con enorme ritardo, il nostro contribuente, se ha pagato delle tasse su quel reddito che non ha percepito, può chiedere il credito, quindi il rimborso. Però poveraccio, magari passano due anni e nel frattempo bisogna pagare anche se no. È bizzarra questa cosa, bisognerebbe aggiustare anche questa norma, soprattutto in un momento così di ristrettezze, dove a non pagare l'affitto purtroppo è che purtroppo le famiglie in difficoltà sono tantissime e così però si mette in difficoltà chi già non paga ma anche chi è il proprietario. Pronto, chi c'è in linea? Pronto? Buonasera. Buonasera, io ho un dubbio, non so se lei può aiutarmi. Ci proviamo. Sono comproprietaria con mio marito della prima casa e abbiamo due box. E non so se devo pagare, cioè se sono esente come per l'IMU, come la prima casa, per tutte e due i box o solo per uno. Anche perché poi l'altro lo usa mia figlia, l'ho lasciato a mia figlia. Come mi devo regolare? È che la normativa sull'IMU prevede l'esenzione o l'equiparazione all'abitazione principale di una pertinenza per tipo. Quindi avendone due, sulla seconda dovrà pagare l'IMU regolarmente applicando le aliquote previste.
Chiarissimo. Quindi è una pertinenza. No, deve però pagarla lei perché il box è suo, sì. Sua figlia ne ha un utilizzo, quindi non un diritto reale. Quindi devo pagare lo stesso l'IMU? Sì, sul secondo box sì. Ho capito, va bene. Chiaro, grazie. Signora, perché c'è questa dicitura, è proprio così, no? Una pertinenza. Cioè per tipo, quindi per un tipo, box, una cantina. Un box, una cantina e quant'altro. Se lei ha due box su, che insistono, diciamo, sulla stessa casa, a quel punto una delle due è seconda. È sottoposta al prelievo. Altrimenti no, siamo diventati tutti ormai degli esperti perché negli ultimi anni ci hanno fatto una testa così, no? Che altro è importante ricordare ai nostri amici? Per esempio, noto che la gran parte dei dubbi sono proprio sulle case, no? Che siano in affitto, che siano proprio però queste situazioni in cui, e sono normalissime, no? Dove magari una madre dà in affitto, per modo di dire, o in uso una casa o un box o qualcosa al figlio o ai parenti e così via, no? Cioè siamo sempre nell'ambito familiare e di sì, immobili. C'è da ricordare un altro elemento di novità che tocca proprio gli immobili dati in affitto e l'inasprimento per chi ha deciso di rimanere, precisiamo, gli immobili sottoposti all'affitto dal punto di vista delle persone fisiche possono essere assoggettati a tassazione su due binari sostanzialmente. Il primo è quello della tassazione ordinaria, quindi confluisce all'interno del modello 730 o modello unico e subisce il prelievo in relazione all'aliquota da applicarsi. Il secondo è il ricorso alla cosiddetta cedolare secca. Si applica certo. Quindi un'aliquota fissa prevista dalla norma che quindi esaurisce ogni pretesa dal punto di vista certo. Dello Stato. Ecco, per quelli che hanno deciso per convenienza oppure per distrazione di rimanere sul binario della tassazione ordinaria, quest'anno avranno un aggravio, già che l'imposta sarà pagata non più sull'85% del reddito, ma sul 95%, quindi l'aumento della base imponibile significa che si pagherà di più. Quindi è opportuno quest'anno per chi ha immobili concessi in affitto a uso abitativo sempre, valutare attentamente se c'è la possibilità di spostarsi sull'altro sistema tributario, che è quella della cedolare secca. La cedolare secca è il prelievo del 21% se il contratto a tassazione ordinaria e del 15% se a canone convenzionato, che da quest'anno dovrebbe scendere addirittura al 10%. Quindi diventerà molto, molto vantaggioso utilizzare il sistema di tassazione della cedolare e la tipologia contrattuale, quelle a canone convenzionate. Certo. Canone convenzionate sono quelli che vengono pattuite tra la proprietà, il comune e le rappresentanze degli inquilini. Bisogna dire che questa riduzione sulla tassazione per gli immobili a canone convenzionato, che pur fa notizia, in realtà a canone convenzionato sono proprio pochi. In percentuale, no? Cioè, la sì, gran dalle, parte sono dalle statistiche che abbiamo sui nostri database, devo dire che. Cioè, noi ci hanno fatto sto grande regalo. Beh, però, attenzione, perché non si sceglie il canone convenzionato? Perché il canone in genere è molto più basso. Certo. Però qui bisogna fare i conti e verificare se c'è comunque la convenienza, perché il prelievo fiscale è stato ridotto notevolmente e dal punto di vista quindi del calcolo bisogna vedere se rimanere nella tassazione ordinaria o nella cedolare ordinaria oppure spostarsi su certo. Un canone convenzionato. Sono quasi la metà le volte, si va a vedere, poi dipende da zona a zona. Dipende città, da zona a zona. Non si, è, si viaggia su differenze sostanziali tra il canone convenzionato e quello a canone diciamo libero, no? Certo. Con chiaramente poi giusto fare i conti. Buono anche questo consiglio, no, della questione cedolare secca, che quella non è stata diminuita, resta sempre. Sì, noi stiamo attivando in tutte le nostre sedi questo servizio per indirizzare meglio i nostri assistiti anche su queste problematiche, quindi li guideremo nell'eventuale scelta di spostamento da un sistema all'altro. Da un sistema all'altro magari si recupera qualche 100 euro. Vincenzo Vita, grazie, preziosi consigli che ci porta e da qui fino a maggio, no? Fine maggio, spero venga spesso perché saranno in molti a chiedere il suo aiuto. Grazie, CAF CISL Lombardia. Grazie Vita. Grazie a voi. Noi ci fermiamo, finisce qui questa puntata dello speciale CISL che torna puntuale lunedì ore 18.30 con il nostro amico Paolo Zani e poi invece il mercoledì affrontiamo sempre problemi diversi. Dopo di noi la ricetta della sera, poi il TGN con Jacopo Casoni 19.15 in diretta. Grazie, buona serata.